Buonasera a tutti e benvenuti al recap su due mercati, DAX e FTSE MIB con l'analisi ciclica evoluta. Che cosa è successo oggi? Partiamo dal grafico candele giornaliere, ovvero avevano ancora un ultimo giorno, un undicesimo giorno per andare a salire e invece che scendere, come da divergenze, eccoci qua, abbiamo fatto 11 giorni, terzo T inverso. E quindi abbiamo portato il nostro T più 3 inverso, trimestrale inverso, a 30 bar, ben oltre le 24 minime che può durare, e molto vicino alla media mobile a 200 periodi. Come vi avevo suggerito già nel weekend, ho fatto poi effettivamente la correzione dovuta all'analisi qui relativa al T più 3 di indice. Il primo T più 3 è stato a tre tempi, il secondo è già arrivato al secondo T più 1, infatti invece che scendere, come d'aspettativa, siamo saliti. Peraltro ho lasciato anche le divergenze che avevo lasciato ieri, in modo da far vedere che sono state violate e annullate, e quindi adesso posso toglierle dai grafici. Eccole qua. Ultimo giorno preso. Da domani effettivamente si può iniziare a scendere. E che cosa abbiamo fatto durante la giornata? Parto dal DAX perché osservavo quello, anche se sto pensando di riswitchare di nuovo, ritornare a parlare più che altro di FTSE MIB per la linearità, la più grande semplicità di movimento. Abbiamo iniziato con una forte discesa data da un leg up, con una rottura di un paio di swing importanti, anche se nella realtà dei fatti uno era importante, il secondo non è stato rotto, e successivamente HFT hanno sparato sul fortissimo, quindi finta ribasso, rialzo. Ecco perché, come al solito, dico fate attenzione ad operare nei primi minuti di apertura del mercato perché possono fare delle finte fortissime. Successivamente, di nuovo, ripartenza verso il basso, divergenza rialzista e si è continuato a salire in tendenza. Noi che cosa avevamo pianificato? Avevamo pianificato che se effettivamente da qui stava partendo il settimo T-3 giornaliero, saremmo andati short sotto il minimo a 12.811. Che cosa è successo? Quando è partito l'HFT non ci siamo neanche avvicinati alla violazione di questo minimo e quindi semplicemente non siamo entrati. Quando c'è stato il proseguio, siamo stati ad osservare perché hanno continuato a fare una candela in salita, una in discesa, una in salita, due in discesa, una in salita, tre in discesa. Finte fortissime, guardate questa candela qua, è una shooting star che era piena fino al momento che è. E a questo punto ci si aspetta domani appunto discesa, esattamente come poteva già essere per oggi, esattamente come questa finta, che però non è arrivata al secondo swing, ci diceva che si poteva arrivare a fare. Anche perché andiamo a misurare il nostro inverso. Qui siamo arrivati a 35 bar su massimo 44 da massimo a massimo. Quindi abbiamo ancora 9 bar da 15 minuti, ovvero 2 ore e un quarto, da domani mattina, dalle 9 di domani mattina, per vedere se si vogliono aggiornare i massimi. Successivamente avremo tutte le condizioni possibili e immaginabili per la chiusura persino di un T più 3 inverso, ovvero di un trimestrale inverso a tre tempi. Per cui domani può essere sicuramente uno short day. Oggi hanno voluto ancora prenderselo tutto dopo una bellissima finta a ribasso. Ci siamo cascati? No. Andiamo a vedere il FTSE MIB. Più lineare, vedete che i movimenti sono stati meno marcati. Anche in questo caso, lap down. Ripartenza, anche qui potevamo mettere tranquillamente la partenza del nostro short da qua con target la media mobile a 200 periodi, HFT che ci riportano su, quindi finta ribasso, risalita, rifinta ribasso, risalita, ribasso, riHFT velocissimi verso l'alto, anche in questo caso siamo andati a fare l'undicesimo T-3 inverso e anche in questo caso ribassista. La cosa che a me non convinceva tanto nel weekend era appunto questo decimo T-3 che non era andato sopra questo massimo e che quindi poteva trasformarsi in un nuovo T
inverso, e anche in questo caso siamo arrivati a 28, 35 barre. Lo vedremo perché già da domani mattina avremo quasi lo stesso identico tempo che abbiamo su DAX per valutare di metterci poi short. Altre cose in particolare da notare, le faccio notare qui sul grafico a candela appunto giornaliera da cui sono partito, appunto 11 barre e attenzione, abbiamo superato questo massimo, per cui se effettivamente è da qua che è partito il nostro T più 3 inverso, è già completamente ribassista, ovvero per tutta la sua durata, anche soltanto minima di 48 giorni, potrebbero essere solo 48. Continueremo a salire ad indice. Questa è la conclusione più semplice a cui possiamo arrivare. Siamo arrivati a 30, anche se fosse soltanto un tre tempi, andremo ben oltre i 48 giorni, anche perché il precedente T più 3 è durato qualche cosina di più. Quindi, per i prossimi giorni, dopo la discesa adeguata, mi aspetto che si riprenda piano piano a risalire e a superare i massimi appena fatti. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida serata.